De Rossi ed è iniziata in questo momento Atalanta-Roma, con la Roma che fa girare il pallone in difesa. Biandà ha l'occasione per... che ne evita due. Occhio al break dell'Atalanta con Kulusevski, sta arrivando anche Colli. Gran palla questa per Piccoli, che entra in area. Piccoli col destro e poi addirittura con il petto Biandà per Zamariò. Marcucci che però non si lascia fregare, e di nuovo però per Colpani. Attenzione che entra in area questa volta, palla morbida sul secondo palo. Grandissima occasione per Okoli, il nigeriano di testa schiacciato a supportare i ragazzi, a dimostrazione che l'Atalanta è giusto, la mentalità giusta, la filosofia di una società che punta al settore giovanile. Riccardi, uno contro uno con Girgi, ancora Riccardi, la mette profonda ed eccolo qui il vantaggio della Roma con Celar, che ha trovato la deviazione, forse più con la spalla che con la testa. Alla fine quello che conta però è che il pallone sia andato dentro, e al 33esimo si sblocca la partita. Atalanta 0, Roma 1, Zan Celar porta in vantaggio i giallorossi. Un guizzo improvviso di Riccardi, è qui l'Italia alle spalle, esatto. Okoli non riesce a vedere il movimento di Celar, l'ha già perso prima del cross perché non lo evidenziando, è per questo che dicevo prima, parlavo di sicurezza, di garanzie. Riccardi, dimenticato la difesa dell'Atalanta, Riccardi dentro per Celar che scarta il portiere e piazza il gol del 2-0. Atalanta arrabbiatissima con il guardaline, però sembrava essere partito in posizione regolare Riccardi, e qui il settimo gol di Celar vuol dire Atalanta 0, Roma 2. Nel cercare una reazione la Roma ha colpito di nuovo, perché giustamente galvanizzato psicologicamente con questo primo gol ti sciogli e quindi giustamente meno pressione, la palla brucia di meno, ma lì però il tutto, se non sbaglio, nasce anche da un errore dell'Atalanta che continua a fare magari delle scelte insicure. Il primo controllo non è più quello di prima, quindi orientato. Prova ad addormentare un po' il gioco la Roma. Bua controlla, non ha pressione. Bua può andare anche da Pezzella, va invece da Riccardi. E la grandissima parata di Carnesecchi. Poi il gioco fermo per una posizione di offside di Celar. Ma qui hai fermati in 80 minuti. Traoré, siamo già all'altra parte. Traoré prova ad accentrarsi, sta arrivando Peli. Traoré lo serve adesso. C'è anche Nivocazzi col destro. Che parata incredibile di Zamarion. Che se sono stanchi deve rimanere. Bua salta tutti, finisce a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. E qui c'è l'occasione di chiuderla definitivamente. Un'iniziativa personale di Bua che ha saltato tutti. Sta per regalare a Zan Celar la palla del KO. Anche lì però passività da parte dei difensori dell'Atalanta, che comunque nella copertura è molto distante il difensore centrale a Bua di poter andare a saltare gli uomini facilmente. Parte Celar! Atalanta 0, Roma 3, la firma è sempre la stessa, quella di Zan Celar, 8 gol in campionato. 3-0 per la Roma, partita chiusa. Discorso chiuso, direi che comunque è un risultato che non rappresenta quella che è stata la prestazione dell'Atalanta, perché meritava sicuramente dei gol in più. Nella partita è già scoccato il 95esimo, batte malissimo Traoré e finisce qui, vince la Roma per 3-0 e aggancia l'Atalanta in vetta alla classifica, 15 punti, è stata una bella partita, l'ha decisa una tripletta di Zan Celar, la fotografia.